abbiamo una mostra molto importante. Non è la prima, infatti, che Dario Rossi mette piede in questa galleria. Grazie al mio amico Giuseppe Fiorini, il quale è un grande collezionista, anche l'amico lui, sono due amici, insomma, in fondo. Quindi questa volta, l'altra volta abbiamo avuto un problema grosso perché avevamo portato su dei quadri di 2 metri, no? Quindi c'è stato un dramma nel disporre le opere. Quest'anno invece, che mi sembrava della macchina piena, ho detto a Giuseppe, qui ma non ci stanno tutti. Però piano piano, alla fine, ci siamo riusciti a inserirle tutte nel muro con grande impatto visivo, e quindi a lei dopo il compito di stabilire e di spiegare la personalità di Dario Rossi. Quindi Manuela Bortolotti presenterà Dario Rossi, e quindi auguri a tutti, a Dario, grazie, a Giuseppe e a Manuela. Grazie. Buonasera, io non so quante sono più le volte che ho presentato Dario, e però devo dire che la cosa che mi sorprende, mi meraviglia sempre, è che in tutte queste occasioni si trova sempre qualcosa da dire di diverso di lui, della sua arte, un po' perché lui cambia sempre, c'è sempre un filo conduttore, che adesso vi dirò qual è, però è sempre nuovo, si supera sempre, va sempre, affronta sempre delle sfide nuove e le supera, e va oltre, cerca e va oltre. E quindi è sempre, direi, non solo è sorprendente, ed è anche affascinante e divertente per chi fa il mio mestiere scoprire in un artista la capacità di rinnovarsi, di muoversi, non solo di muovere e di commuovere. Prima si parlava dell'arte che deve essere qualcosa che muove qualcosa dentro, che commuove, che agita, che non è soltanto colore, soltanto qualcosa buttato lì su una tela o su un supporto. Ecco, un conto è un pittore, un conto è un artista nel vero senso della parola, e questo è Dario Rossi, un artista. Quando dico artista intendo dire qualcuno che fa della pittura la sua stessa vita, e nel momento in cui dipinge, in cui si sporca le mani, perché lui spiegava come lavorava, perché qua non è soltanto poi un discorso di contenuti, ma proprio anche di tecnica, tecnica che è sempre nuova, dove lui ci si mette tutto, e ci si mette tutto fisicamente. Lui mette le mani, l'impasto nel colore, lavora questo olio, perché quello che vedete è tutto olio. Dice, ah no, magari usa il volume, usa dei colori, no, è olio che lui mescola poi a degli altri elementi che possono essere stoffa, plastica, vetro, sabbia, quello che trova, erba, una volta tanta erba usavano, e la prende, la mescola, e in ogni movimento, come una volta, o comunque il pittore tradizionale usa il pennello, lui con le dita, con la mano, che è poi un... è praticamente questo braccio, non è altro che una continuazione del suo stesso essere. Lui si immerge in quell'universo che nel momento stesso in cui crea, che lo crea, è parte di lui, lo vive, è tutto lì, è tutto dentro, è la sua stessa arte. E dicevo, qual è il tema che non lo abbandona mai? Il tema che c'è sempre nelle opere di Dario Rossi è l'uomo. Anche quando rappresenta dei paesaggi magari che sembrano solitari,
pieni di colore, pieni di luce, Van Goghiani, questo nome ormai lui non ne può più, perché io l'ho detto tante volte parlando di Dario, però c'è questo spirito, quest'ansia di vita, questa vita mescolata alla morte, questo continuo mettersi in discussione, questa inquietudine che era di Vincent Van Gogh e che è di Dario Rossi. Comunque sempre c'è l'uomo. E l'uomo com'è? L'uomo a volte è piccolo piccolo, lo vedete nell'impasto del colore, lo vedete che è mezza ombra, mezzo colore, è nascosto, è mescolato, è fatto di terra, è fatto di cielo. A volte invece è davanti, è predominante, ma è una predominanza solo apparente, perché questo uomo che sembra in primo piano, in realtà l'uomo in primo piano è sempre un uomo schiacciato, un uomo che si chiude, è un uomo che è dolorante, sofferente, spesso nudo, di una nudità dolorosa e di una solitudine che è quasi irrisolvibile. E davanti a cosa? Davanti all'universo. E chi trova a consolarlo, a farlo parte di questo dolore, di questa sofferenza, del suo stesso male di vivere, avrebbe detto Montale? Le creature più emarginate, le ultime, quelle che tutti disprezzano. Ad esempio qua, in questo quadro, c'è quest'uomo che poi, quando l'artista rappresenta una persona, un personaggio, mette sempre qualcosa di se stesso, quindi tante volte questi personaggi sono Dario Rossi, è lui che si ripropone, si cerca di scoprire quello che ha dentro, ed è lì in una dimensione di assoluta solitudine. E qua c'è un animale. Ma che animale è? Allora hanno detto, è un gatto, perché uno si immagina, no? La cosa più normale è un gatto, no? Vedete questi due denti lunghi? È una nutria. Animale disprezzato, è un topaccio, è qui. Però lui e la nutria, soli, che condividono la loro miseria, la loro solitudine, l'essere reietti da tutto. E è questa la condizione dell'uomo che Dario continua a riproporci e sulla quale continua sempre a riflettere. E ce lo dice anche lui. Lui ha scritto, l'artista è un pazzo mentale, ma è un uomo prima di tutto. L'artista è un uomo che ha perso il raziocinio. Quindi l'uomo torna sempre. E questo raziocinio, quindi è un uomo immerso nella follia. Ma quando ha perso questo raziocinio? L'ha perso sempre. Pensate al mito, pensate a Icaro che cercava di raggiungere il sole che era il simbolo della verità. Pensate al Prometeo che cercava il fuoco, anche qui la conoscenza, la verità. E quando si arriva troppo vicini alla verità, allora è lì che si brucia, è lì che si soffre. E lui è proprio così, lui cerca costantemente nella sua arte, la vive fino in fondo, la verità. E in ogni sua, non diciamo la pennellata, perché non è una pennellata, è quasi un graffio, e vedete che è un continuo cercare, più vi avvicinate a queste opere, che sono materiche al massimo, c'è dentro veramente tutto, vi rendete conto che ogni movimento è una ricerca e allo stesso momento è dolore, sofferenza, è vissuta fino in fondo, fino all'ultimo lembo di questo colore che emerge. E quindi non può questo tipo di arte non muovere qualcosa, non può non commuovere, non può agitare. Non è un'arte, diceva Picasso, l'arte non è fatta per decorare i muri delle pareti, ma è una lotta di offesa e di difesa contro il nemico. Cioè l'arte deve essere qualcosa che ci scuote, e per un artista è qualcosa che lo nutre, che lo fa vivere, non ne può fare a meno. Io sono sicura che Dario non potrebbe mai fare a meno della sua arte. Poi
parlando di citazioni, abbiamo detto Van Gogh. Se vedete, questi tanti artisti hanno riflettuto su quella che è l'arte, sull'uomo soprattutto. A volte viene in mente Francis Bacon, perché è stato uno dei primi che ha distrutto la figura, la sciolta, no? Questa figura sciolta di Francis Bacon. Ma non è così per Dario. Dario lo vedo più vicino a un tipo di espressionismo tedesco, e poi o un tipo di espressionismo molto forte, esistenziale, come quello di Frank Auerbach, di Gerstl, che, se voi li conoscete o se andate a vedere, hanno sia stilisticamente che a livello di contenuto una certa vicinanza con l'opera di Dario. Però lui è diverso comunque, e io vi voglio dire, vabbè, questa è una piccola anteprima, ma io mi sento di dirla perché mi ha veramente meravigliato tantissimo. Lui, sono 3 anni, giusto, che lavori ad un'opera. Ti dicevo, sembra il racconto dell'Œuvre di Zola, famoso romanzo che raccontava di quest'artista che lavorava a quest'opera, non la finiva mai. Perché? Perché quest'opera che lui continuava era la sua stessa vita. Non poteva finirla. Finirla voleva dire finire lui. E quando mi ha raccontato che lui ha quest'opera, che poi tra l'altro è l'opera che rappresenta una donna incinta, e quindi anche questo ci dice qualcosa, perché un'opera non finita, dice, quando finisce muore, no, quando finisce nasce. Quindi questa è l'aprirsi a qualcosa di nuovo, a una sorpresa, a un nuovo mondo. E quando me l'ha fatta vedere quest'opera, che poi lui non ha ancora finita davvero, perché ci tornerà su, io, quel bambino di questa panciona, di questa donna incinta, al prossimo ritocco prima o poi salterà fuori anche da lì. Ma la cosa sorprendente di quest'opera, che purtroppo non è qua perché chissà quando la vedremo, è che è fatta di olio, di pittura ad olio, ma è una scultura, è tridimensionale, è come voi, cioè è come una figura umana, sembra levigata, con un iperrealismo straordinario, ma è tutta pittura ad olio. Allora io dico, veramente, io non ho mai visto nella storia dell'arte fare un'operazione di questo tipo. E allora dico, Dario Rossi finirà mai di sorprenderci, e veramente sono onorata di poter presentarlo, e vorrò presentarlo tante altre volte, perché è un artista, secondo me, che si stacca da tutti gli altri, ma non perché soltanto, perché ha proprio questa capacità di essere tutt'uno con la sua arte, di trasmetterci dei contenuti, di commuoverci, di sconvolgerci anche, perché sono sconvolgenti comunque queste opere, ci fanno riflettere, ci fanno pensare, oltre a sedurci con i colori, perché comunque ci rappresenta un mondo anche pieno di colore, di luce, ci sono campi di papaveri, qua non abbiamo tutti questi paesaggi straordinari che lui fa, ma dove questa bellezza che ci seduce, ci quasi stordisce, alla fine però sotto senti che c'è qualcosa che non va. Allora dici, che belli, papaveri, ah che bello questo sole straordinario, no, il sole è una bomba che è esplosa, no, i campi di papaveri, sotto ci trovi qualcosa che sta succedendo, che non è poi così tranquillo, e lì c'è un uomo in un paesaggio con una falce, raccontava prima lui, perché ogni quadro c'è un bel racconto dietro, e sta cercando di distruggere questo gelso, un grande gelso che è vicino dove lui abita, nella campagna, nella bassa, perché lui è un uomo della bassa, e cerca, chissà perché l'uomo è folle, cerca di tagliare questo gelso, e questo gelso sanguina, perché tanto lui non riuscirà mai a distruggerlo, l'uomo non riuscirà mai veramente a distruggere la natura, però la fa soffrire, facendo soffrire la natura fa soffrire anche se stesso. È quello che ci vuole dire, perché l'uomo, facendo del male alla madre terra, e il discorso della maternità lui torna sempre, non solo nella donna incinta, ma anche in tutta questa terra,
così sconvolta, così ferita, così devastata anche, che però alla fine vince sempre, la natura vince sempre, l'uomo la fa soffrire e fa soffrire se stesso. Ed è questa forse la verità più profonda, la capacità dell'artista di mettersi davanti alla verità. Non ci dà delle risposte Dario Rossi, non ce le potrà mai dare forse, però ci pone delle domande, fa sì che noi ce le poniamo, che ci mettiamo davanti a noi stessi e a questi paesaggi sconvolti che poi sono la nostra stessa interiorità, e ci dice: pensiamo, guardiamo quel male che stiamo facendo al mondo e anche a noi. E l'unica cosa che ci può salvare alla fine, questo è quest'amore per la vita, e poi è l'arte. Per quello che il titolo di questa mostra è Ars Vincit Omnia, come Amor Vincit Omnia sarebbe Ars Vincit Omnia, perché in fondo amore e arte sono la stessa cosa, perché sono la vita. Grazie. Ringraziarvi veramente tutti che mi state vicino, che siete qua, perché mi siete molto cari, insomma, solo la vostra presenza, o anche degli amici che anche sono molto vicini, e io sento emozionata. Sento di ringraziarvi, sono tantissimo. Bravo Dario.